Credi in Gesù di Nazareno. Credi nel Re dei Re. Credete alla parola del Signore. C'è scritto, segui Gesù in inglese, follow Jesus. Io sono italiano, c'è davvero. Rise. Repent from your sin, vuol dire pentiti dei tuoi peccati e leggi la Bibbia. E qua c'è gente di tutte le razze. Crua la parola di Dio, la Bibbia. Vedete il Re dei Re. Leggi il Vangelo, lei in Gesù. E coloro che ubbidiscono alla parola del Signore, ai comandamenti di Gesù Cristo, saranno salvati. Credi nel Re dei Re. Gesù è l'unica speranza. Avvicinatevi al Signore Gesù, che è la vera luce che è disceso dal cielo per illuminare i nostri cuori, il cuore dell'umanità, che stava nel buio, nel peccato, nel cuore degli esseri umani. Senza Dio c'è la cattiveria, l'orgoglio, l'arroganza, la bestemmia, l'avarizia, l'adulterio, il furto. Ma Gesù vuole perdonare. Gesù vuole dare la speranza. Cristo quiere cambiare tu corazon. Cristo vuole cambiare il tuo cuore. Non è un caso se stai ascoltando, con la scusa della gara. Ci vuole una bella predica anche qui nella gara, ci vuole. È la verità, ogni momento è buono. Ogni momento è buono per parlare del Signore. Grazie a Gesù, solo grazie a Lui. Alleluia, siamo qua dove deve passare il cosiddetto Giro d'Italia. Siamo qui dove c'è il cosiddetto Giro d'Italia, ma ci vorrebbe un Giro d'Italia di predicare da nord a sud. Perché l'Italia è una nazione idolatrica, pagana, materialista, piena di bestemmiatori che si devono pentire. Come dicevo, purtroppo l'Italia è una regione che segue l'inganno, una nazione che segue l'inganno, dove domina la religione ingannevole di Roma, del Vaticano corrotto, per questo che bisogna predicare il vero Dio.
bisogna predicare il vero Dio, perché la gente vive nel buio. Giro d'Italia di predicare da nord a sud. Perché purtroppo l'Italia vive nell'errore, nell'inganno della Chiesa romana pagana. Alleluia. Ma Gesù Cristo vuole illuminare i cuori. Gesù Cristo vuole salvarti. Ci vorrebbe un giro d'Italia di predicare la parola di Gesù, perché l'Italia vive nella corruzione, sia nei politici, nell'idolatria. Credi nel Messia! L'Italia vive lontano da Gesù, è una nazione di bestemmiatori, di adulteri, di idolatri, che vivono nel peccato, ma c'è bisogno di predicare il vero Dio di Israele, il Dio della Bibbia. Inutili, e la gente con la bava alla bocca. Quanti soldi hanno sprecato adesso l'Italia, il governo? No! Gesù Cristo è l'unica speranza per il mondo. Cercate la verità. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Cercate la speranza del Vangelo. Vedete, tutto è finito, perché sulla terra tutto è passeggero, eh? E spendono migliaia e migliaia di euro in queste cose qui. Spendono migliaia di euro in queste cose inutili. E la gente non vuole la verità e la parola del Signore. Credi nel Re del Re, credi nel Messia, credi in Gesù.
Solo Gesù è la speranza, carissimi. Noi dobbiamo fare la sua volontà per avere la vita eterna con il Signore nel suo regno. Alleluia. Andiamo avanti nel nome di Gesù. Gloria a Dio. Alleluia, alleluia.